Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII per Crisis perché ovviamente ci sono delle novità. Tante novità che in realtà sono state inserite per l'appunto questa notte e che adesso andremo a discutere insieme. Partiamo insieme dalle aggiunte finalmente di armi che si potranno trovare tramite i tickets. Quindi il nostro catalogo delle armi viene aggiornato, quindi da questo momento in poi sarà possibile trovare attraverso i ticket i Lifeguard of Wraps, che sarebbero per appunto i guantoni di Tifa inseriti nell'evento estivo, la Seaside Collar, che sarebbe per l'appunto il collare di Red 13 dell'evento estivo che infligge Thunder Breach, la Maritime Sword, che finalmente sarà disponibile da ottenere all'interno dei ticket, il Sun Umbrella, l'Edged Wings, il Eyebold Eagle, con ovviamente anche il Prism Rod e il Kill Hornet. Quindi tutte le armi che sono state aggiunte nei banner fino a questo momento hanno finalmente la possibilità di essere trovate anche con i ticket. Quindi questa è una cosa già molto 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 interessante. Successivamente, io ogni volta sbaglio a premere, però va bene, abbiamo finalmente il rilascio del Dungeon Ranking, quindi la stessa tipologia di evento che abbiamo avuto la scorsa volta con il reattore del settore 1, dove appunto abbiamo affrontato le tre diverse difficoltà, quindi Normal, Hard e poi Very Hard. Successivamente abbiamo ottenuto il nostro punteggio e poi successivamente siamo stati praticamente collocati in classifica. Ovviamente il periodo dell'evento appunto sarà da oggi, quindi giorno 27, fino al 3 novembre alle 4 del mattino. Mentre invece poi il 3 novembre dalle 4 del mattino fino al 4 novembre alle 4 del mattino ci sarà tutto il periodo dove appunto verranno calcolati i punteggi e poi praticamente verranno annunciati successivamente con tanto di ricompense. Questo in realtà abbiamo già visto effettivamente cosa è in grado di dare l'evento e come si struttura l'evento, quindi saremo praticamente inseriti randomicamente con un gruppo selezionato di altre 10.000 persone in base ai punteggi che abbiamo ottenuto durante diciamo tutta questa fase del gioco. Quindi verremo inseriti in teoria con giocatori del nostro stesso livello. Nessuna chiave dungeon sarà richiesta per giocare questo evento, quindi come lo scorso tutto gratis. Ovviamente effettuare un punteggio molto alto ci consente di ottenere delle strabilianti ricompense, fino a un massimo di 3.000 cristalli per quanto riguarda il completamento della prima volta di questo evento, quindi 3.000 cristalli che non sono affatto male. Ovviamente abbiamo la possibilità di avere qualche suggerimento, ovvero prendiamo vantaggio dell'attributo elementale per vincere. L'elemento raccomandato in questo caso sarà il vento, anche se ci sono comunque alcuni nemici che sono deboli al tuono e addirittura alcuni anche al ghiaccio. Io possiedo la mappa dell'evento nuovo e probabilmente ve la metterò tramite la descrizione, in modo tale che voi possiate scaricarla e possiate averla magari a portata di mano, giusto per permettervi di dare un occhio ai vari boss e cercare anche di studiare magari una strategia migliore. Questa volta il vento e il tuono sono elementi che saranno efficaci per quanto riguarda il dungeon della Pina Coast. In particolare il boss con alta debolezza al vento appariranno frequentemente. Puntare ad ottenere la Swift Victory in Battle, sconfiggendo i boss velocemente, ti permette comunque di ottenere punteggio elevato all'interno del dungeon. Quando si sconfigge un boss si potrà scegliere un'abilità di trance che praticamente vestirà il vostro party per guadagnare vantaggio in battaglia, quindi stessa identica cosa che abbiamo fatto nel vecchio evento, quindi ottenere comunque dei potenziamenti che ci consentiranno poi
successivamente di andare avanti. E poi suggerimenti per la Conquest 3. Bisogna essere tranquilli, quindi bisogna fare attenzione, quindi fate attenzione a non utilizzare troppi oggetti, perché in base a quanto noi progrediamo nel dungeon potremo ottenere degli oggetti come pozioni che ripristineranno gli HP, i supplementi che ripristineranno i massimi HP e gli eteri che ripristineranno l'ATB. Però questa tipologia di oggetti sono diversi, ma utilizzarli all'interno del dungeon diminuirà il nostro punteggio del ranking. Quindi bisogna avere un timing perfetto per utilizzare gli oggetti, solamente come ad esempio in casi estremamente necessari o quelli che ci permettono di incrementare il nostro danno in modo tale che si possa sconfiggere il boss segreto e ottenere uno score più alto. Ovviamente la modalità accelerata non può essere utilizzata in questa funzione, ovviamente l'evento condannerà tutti coloro che citeranno. Per partecipare a questo evento bisogna aver completato almeno il capitolo 1 di Final Fantasy 7, sezione 3, episodio 6, e poi vabbè tutte le classiche regole che giustamente dobbiamo rispettare in un modo o nell'altro per giocare pulito, ottenere le ricompense, eccetera eccetera. Quindi classici messaggi da gioco. Successivamente abbiamo la coop di Shiva, che finalmente abbiamo a disposizione all'interno del gioco, quindi noi questa sera sicuramente faremo un po' di dungeon ranking e un po' successivamente di coop, ovviamente coop Shiva, dove praticamente anche in questo caso in teoria dovrebbe essere più semplice ottenere le armi 4 e 5 stelle della Summon di Shiva. Vedremo se effettivamente sarà così. E qui, come potete vedere, praticamente possiamo ottenere le armi di Cloud Barrett e ovviamente anche tutti i fragment di Shiva per incrementare la nostra Summon. Coop di Shiva che ovviamente ci permette di... cioè le missioni collegate ovviamente alla coop di Shiva, che ci permetteranno di ottenere fino a un massimo di 1500 blue crystal e anche 20 tonici stamina, che ci serviranno ovviamente per continuare a combattere. Ovviamente che cos'è il coop content? In questo caso viene rispiegato come la volta scorsa per Ifrit, ovvero il coop content è praticamente quel contenuto che può essere affrontato unendo le forze dei giocatori fino a 3 giocatori alla volta. Ogni giocatore sceglierà il proprio personaggio e poi formerà un team per sconfiggere il nemico in comune per vincere esclusive ricompense insieme alle coop medal. Poi ovviamente i classici messaggi sempre dell'evento che può modificare, eccetera eccetera. E poi abbiamo un altro evento interessantissimo, ovvero il Critical Threat di Sephiroth The Arrival Frenzy Battle On. Che cos'è questo evento? Questo è un evento molto particolare, perché in base al numero di persone che ha completato la Crash Battle di Sephiroth, ovvero tutti coloro che hanno superato le 100 volte, quindi in un modo o nell'altro hanno completato 100 o più volte la Crash Battle di Sephiroth, avranno la possibilità di ottenere 1000 Blue Crystal. E ovviamente loro sperano che noi possiamo farne parte, grazie per tutti i giocatori che hanno preso, ovviamente hanno preso battaglia in questa Crash Battle. Però bisogna aver completato almeno le 100 crash. Noi ovviamente non ci siamo arrivati, almeno io sicuramente non ci sono arrivato, e quindi di conseguenza è una ricompensa che viene data a tutti quei giocatori che ovviamente sono riusciti a completare almeno 100 volte la crash di Sephiroth. E poi i banner... tutti i banner praticamente diciamo speciali, proprio perché portano il titolo di fine mese 5 stelle garantita, che però sono soltanto a pagamento. Quindi sono 3 banner speciali che sono stati rilasciati all'interno del gioco, che però ovviamente tramite gemme rosse possono essere pullati per ottenere una 5 stelle garantita. Quindi performa una summon da 10 draw, quindi da 10 pescate, per una sola volta con 2000 cristalli rossi.
E ci sono ovviamente i banner con Cloud, Barrett e Red 13. Poi i banner con Tifa, Zac, Eris per ottenere le loro armi. E poi l'altro banner con Sephiroth, Glenn, Matt e Lucia per ottenere un'altra delle loro armi. Per essere 2000 cristalli rossi in realtà non è neanche male, ed avere comunque la possibilità di... cioè ci sono anche i pacchetti comunque, come potete notare, dove c'è appunto... dove per l'appunto ci sono quelli da 6200 con 2 5 stelle garantite e praticamente 2 4 stelle o più garantite, che in realtà potrebbe essere forse il pacchetto più conveniente per fare tutte le summon sopra richieste, più ovviamente ottenere altre due armi 5 stelle. Quindi bisognerà vedere quanto costa questo pacchetto, perché potrebbe essere interessante un investimento in questo caso. E ovviamente come sempre sbaglio a cliccare, però questa effettivamente era l'ultima missione, c'è l'ultimo aggiornamento. Vi faccio vedere appunto il Sephiroth The Arrival, che è praticamente, come potete notare, la solo dove praticamente vi fa vedere tutti i giocatori che sono riusciti a completare la solo per più di 100 volte. E qui invece abbiamo le coop, che sono praticamente i migliori giocatori che sono riusciti praticamente a fare anche la coop. Quindi qui abbiamo tutta la lista di coloro che sono riusciti a completarla in solo, e qui invece abbiamo la lista di tutti quelli che sono riusciti a completarla in coop. Quindi potete ovviamente cercarvi nella lista, io non ci sono sicuramente perché... ah no! Oddio, ci sono invece, incredibile. Ci sono, ragazzi, sono stato menzionato nella lista, perché ovviamente facciamo parte probabilmente... Che figata. Pensavo di non... Allora, fino a 999 giocatori, dai più vecchi ai nuovi completisti, che vengono visualizzati tra solo e coop. Quindi ci sono praticamente, quindi posso partecipare praticamente a questa. Tanto ci sono anche altri ragazzi, c'è Liam, c'è anche Sakina, ci sono altri giocatori che hanno avuto la possibilità di completarla con me, quindi sono contento che praticamente vi abbiano selezionato grazie al fatto di aver completato la sfida con me. Che figata questa roba. Non so se c'è qualcun altro che magari verrà mostrato più in là, però questa è sicuramente una grande soddisfazione. Ovviamente essere inserito all'interno della tabella dove per l'appunto abbiamo la possibilità. Quindi se io tecnicamente... ecco, infatti io posso selezionare. Quindi se io vado su coop... ah ok, quindi posso praticamente combattere, fare il combattimento e ottenere le mie 1000 gemme, perché in teoria funziona esattamente così. Vediamo, e sì, vedi, perché devo sconfiggere il Chiactus, fatto proprio letteralmente apposta. Figata questa roba, fighissima. E dovrebbe darmi, esatto, le mie mille gemme. Infatti left 0 su 1. Non so se è giornalmente, ma penso di no. Credo che sia una ricompensa singola. Però sono molto 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 contento di questa... anche una certa soddisfazione, non lo nego. Però credo che non sia giornalmente. E infatti... è dal 26 al 30, quindi forse abbiamo il periodo, non credo che sia giornalmente dal 26 al 30, cioè nel senso dal 27, perché... Non lo so, ragazzi, questo in realtà sarebbe da capire un po' meglio. Però tutti, comunque la sostanza è che tutte le persone che hanno completato la Crash Battle praticamente sono stati inseriti in quella lista e quindi possono ottenere la ricompensa. Però non so se effettivamente sarà tutti i giorni, perché se è così sono praticamente
3000-4000 gemme gratuite, quindi non è neanche tanto male, però vedremo, vedremo. Comunque, queste erano le news che al momento ci interessa sapere all'interno del gioco. Io vi aspetto questa sera in live per fare qualche co-op di Shiva, ovviamente per stare insieme e fare qualche co-op di Shiva, e successivamente fare insieme anche il ranking dungeon. Non lo faccio io adesso, lo farò direttamente stasera. Vi allego tra l'altro nella descrizione del video, quindi andate a controllarla, la mappa completa del dungeon dell'evento, così se volete in un qualche modo studiarvi il percorso o vedere un pochettino la situazione potrete tranquillamente farlo. Detto ciò, io vi ringrazio per essere stati con me, spero che il video possa esservi stato utile e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Adios.